La pandemia ha colpito il mondo del lavoro femminile, che anche in Abruzzo fa registrare ritardi e iniquità in termini di retribuzione e carriera, ma conferma un'elevata attitudine all'innovazione in comparti economici come il tessile. Sentiamo Edoardo Petti. Retribuzioni più basse rispetto a quelle dei colleghi maschi, carenza di ruoli di vertice nelle aziende, crescenti difficoltà nel conciliare famiglia e attività professionali. I riflessi dell'epidemia hanno accentuato i problemi del lavoro femminile. Ancora oggi la minoranza della popolazione attiva in Italia con un tasso di partecipazione di 20 punti inferiore all'universo maschile, ma che si trasforma in una maggioranza del 70% rapportata alle 444.000 persone prive di occupazione nel 2020. L'Abruzzo non fa eccezione, con una perdita di 7.000 posti tra il 2019 e lo scorso anno, a fronte dei 1.000 in più creati tra gli uomini. Dovendo rinunciare a un lavoro precario per un lavoro di cura, magari di assistenza di anziani o di cura per i bambini che magari sono rimasti a casa per un lungo periodo, questo ha costretto molte donne a lasciare il lavoro. Ai molteplici fattori che ostacolano dignità e indipendenza femminile fa da contraltare l'estrema vitalità del tessuto economico. Negli ultimi 5 anni la crescita delle imprese guidate da donne, 1.340.000 attualmente, il 22% del totale, è stata più alta rispetto a quella delle aziende a conduzione maschile. E l'Abruzzo si attesta al terzo posto fra le regioni italiane per concentrazione di imprese in rosa, soprattutto nel tessile e nell'abbigliamento. Le difficoltà sono tutte legate all'accesso al credito, sono legate alla formazione finanziaria, c'è un grosso gap da superare per quanto riguarda la digitalizzazione e l'internazionalizzazione.